Benvenuti a tutti ragazzi o bentornati sul canale dei ragazzi del secondo piano sulla rubrica Level Up in compagnia di Stefano per parlare di Feast of North Star Legends Revive. Ancora una volta, sì, in compagnia del Vault Boy stavolta. Allora, piccola premessa prima di cominciare ragazzi, invito come sempre ad andare a mettere mi piace alla pagina Facebook ufficiale dei ragazzi del secondo piano, a seguirci su Instagram all'omonima pagina di Instagram, omonimo profilo, ad andare appunto ad iscrivervi al canale YouTube, ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuovissime produzioni in uscita. Cercate la rubrica che fa per voi, abbiamo qualsiasi tipo di format voi stiate cercando, seguiteci. Ok, detto questo, iniziamo subito. Eccoci qui, sono le 21.05 e siamo appunto prontissimi. Ecco qui il primo regalo, andiamolo a prendere. Intanto vi invito a riconoscere bene quella che poi è la musica, non so se riuscite a sentirla, perché stiamo andando a fare qualcosa di spettacolare, ossia una bellissima character review. E oggi la facciamo su forse il personaggio più importante dopo Kenshiro. Lui! Il re Dio Kuto. Colui che vuole dominare l'intero mondo, ok. Events, che cosa abbiamo qui intanto? Prima di iniziare... Oh, subito dei bellissimi bonus, chiaramente. Dei regaletti. E ce li andiamo a prendere tutti. Ok, cominciamo. Apriamo subito quello che è poi il profilo di Raul, del Re di Okuto, eccolo qui. Allora, profilo di Raul, bene, cominciamo subito. Prima apparizione, manga numero 7, nei ricordi di Toki, che appunto ci racconta, o meglio racconta, mamma mia, la successione della saga scuola di Okuto, Raul contro Ken, Ryugen un po' indeciso, ma poi si convince data l'eccessiva ambizione di Raul e... E, non di meno, mi invito a recuperare questo, che poi è la leggenda di Raul. La leggenda di Raul è importantissima perché ci fa capire ancora meglio quello che è il punto di vista dell'antagonista stesso, quindi del fratello maggiore, quindi di colui che deve dominare il mondo col pugno di ferro per lasciare lo spazio poi a quello che è colui che riunisce il mondo con la pace effettiva del cuore e dell'anima, mentre Raul è quello che con la paura li raggruppa. Ok, detto questo, vabbè, poi ha ricevuto anche un funerale chiaramente in Giappone nella vita reale, e c'è anche il documentario annesso che vi consiglio di guardarlo, perché veramente una statua a grandezza reale di Kokuo, che sarebbe Re Nero, e Rao, appunto Raul, che presenziano loro stessi appunto a questa cerimonia, beh. Poi il doppiatore ufficiale di Raul giapponese che legge appunto la lettera di quanto Raul abbia cambiato. Vabbè, mi sto divulgando un po' troppo. Via, dettagli, subito con i dettagli. A quali gruppi appartiene Raul? Raul appartiene all'Okuto Shinken, quindi al massimo un più 24% all'attacco. Voi direte bene, ok, 24% all'attacco, però lui è un tipo fisico, tipo life. E che ci faccio con l'attacco? E adesso lo andiamo a scoprire insieme. Comunque tenetelo d'occhio. A parte di quel gruppetto dell'Okuto Shinken, dove sono tutti i successori, quelli che ci hanno provato, eccetera, eccetera. Fa parte chiaramente dell'esercito del re di Okuto, perché lui è il re, quindi di conseguenza un ulteriore 15% all'attacco. Poi, chiaramente per andare a boostare meglio gli HP, ed ecco forse che qui arriva il primo bonus di gruppo inerente alla tipologia tank, appunto, un più 24% alla percentuale massima degli HP. Ok, andiamo a vedere ora quelli che sono le sue skill. Ok. Portandolo a 4 stelle avrete la possibilità di sbloccare la sua passiva unica, ossia il Dominatore Supremo, di fine secolo, comunque di quello che è. Allora, questa passiva in particolare va ad aumentare, quindi ad incrementare la vostra percentuale di guardia. Io l'ho portata al livello che me l'aumenta del 48.9%, quasi 50%, quindi una difesa veramente incredibile, nonché va ad aumentare appunto la percentuale di evasione critica, quindi del 32.6%. È difficile fare i critici a questo personaggio. Ora, una difesa così è difficilissima da buttare giù, ribadiamolo ancora. Ecco perché comincia a entrare in scena quella che poi è la difesa, nonostante i bonus gruppo ci abbiano detto diversamente. Chiaramente ricordo, va giocato in una front row. Poi un HP super boost, questa è chiara per tutte le tipologie life in game, quindi tutti hanno questo incremento in percentuale degli HP. Qui appunto io l'ho portato a 13.3%. Ricordo che Raul fa parte del mio main team ed è
un personaggio imprescindibile da quello che poi è il mio main team, che mi porta molto spesso ad essere primo in arena, se non fosse per il fattore velocità, ma lo analizzeremo più avanti. Ok, poi questo è il Kiko Shinkeshutsu, ossia quello che ama il colpo sanguinoso, è quello che viene fatto a Rei. Ti è piaciuto lo scherzetto? Gli ho dato 3 giorni di vita. Il mio passatempo preferito. Do ai maestri che mi hanno incontrato 3 giorni di vita. 3 giorni di sofferenza ed agonia. 3 giorni in cui temeranno e penseranno al loro rimorso per aver sfidato in combattimento il temibile re di Hokuto. E c'ha ragione, perché 3 giorni vengono convertiti in 3 turni, dove l'avversario subisce un 10% ai suoi HP massimi di danno ogni turno. Quindi non soltanto un danno della special immediato, ma anche un malus nel tempo per 3 turni, 3 lunghissimi turni, dove questo 10% peserà, e non poco. E chi subisce ancora di più sono i power type, come Kenshiro, Shin, Yuza, Ryuken, Toki, subiscono un ulteriore danno del 40% sull'hit, quindi sul primissimo colpo. Questo colpo non può essere evaso in alcun modo, quindi non può attivarsi la guardia del personaggio avversario o comunque resistenze di alcun tipo, quali quella di Souzer. Proseguiamo. Abbiamo la sua secret, già disponibile fin da subito, ossia l'onda impetuosa di Hokuto. L'onda impetuosa di Hokuto che cosa fa? Va a colpire un avversario nella front row e uno nella back row, quindi in linea diretta. Subiscono tutti e due lo stesso quantitativo di danni. Ora, oltre a quello che è un aumento del potere d'attacco e del potere difensivo di Raul stesso una volta scagliata l'onda impetuosa di Hokuto, che cosa succede? Si aggiunge un danno, il danno che si aggiunge pari al 200% del valore di difesa del personaggio. Quindi ecco perché bisogna andare ad aumentare la difesa di Raul in modo molto molto corposo. Investiteci parecchio del vostro tempo sulla difesa, non soltanto per coprire quelli che sono poi gli eroi d'attacco, ma perché quando lui rilascerà l'onda impetuosa di Hokuto farà terra bruciata nel vero senso della parola. Detto questo, proseguiamo ancora. Dove posso andare ad aumentare il valore di difesa del mio Raul? Chiaramente potete andare ad aumentare il valore di difesa di Raul su 2 pezzi di equipaggiamento specifici, che sono appunto la corazza e gli stivali. Infatti li ho portati a 3 stelle e mi sono costati non pochi cristalli, perché adesso me ne chiede solo 16, pensate un po'. Vabbè, detto questo, ve la va ad aumentare in maniera minima, lì per lì vi sembrerà minima, ma non è così, ve la aumenta e quindi di conseguenza aumenterà quello che poi sarà il danno, perché 200%, fate il calcolo sempre, non è poco. Ok, abbiamo anche questo che è molto raro, è appunto il badge della forza. Allora, il badge della forza è difficile da trovare, ma se lo trovate, utilizzatelo chiaramente per aumentare la percentuale di attacco di Raul, perché ogni volta che trovate questo specifico badge andrete ad aumentare insieme ai cristalli richiesti, appunto alle sfere di cristallo richieste, l'attacco del 15%. Come possiamo vedere, io l'ho aumentato solamente di 1 stella e Raul ha questo 13.794 di attacco a 4 stelle. Stiamo parlando di un mostro, ragazzi, un mostro. Poi chiaramente tenete d'occhio anche gli HP con il solito ritrofi. Ma il solito ritrofi va dato anche ad altri personaggi, però siccome lui è nella linea frontale, investitelo in primis su di lui, perché è un tank e quindi di conseguenza coprirà meglio i vostri eroi. Ora, per aumentare ancora di più il suo attacco dovrete andare, e per comunque sbloccare quello che poi è il passo successivo della sua secret, ossia ulteriori aggiunte appunto a quello che è la secret, quindi ulteriore percentuale eccetera, che potete vedere proprio andando sullo show upgrade properties della skill onda impetuosa di Hokuto. Cliccando sulla scritta arancione vedrete quello che andate a sbloccare una volta utilizzata la pergamena. Ci tengo a dire che la pergamena è molto difficile da trovare, c'è stato soltanto un evento finora mirato e uscito a distanza di abbastanza tempo da quella che fu poi la prima ranked gacha che mise a disposizione Raul. Quindi se volete salvatevi le gemme, perché qui in questo caso va investito, quindi salvare le gemme se già siete a buon punto con i personaggi o comunque a buon punto per Raul, perché Raul ha bisogno di questa pergamena per accrescere ancora di più quel potere che poi è il potere della secret. Ok,
Il suo chip per il Retsudene per aumentare la velocità, faccio una piccola parentesi, è molto difficile da trovare, ma in questo momento se pullate sul banner vi sarà dato e quindi di conseguenza potete andare ad aumentare la sua velocità e non soltanto, chiaramente andrete ad aumentare anche la percentuale di guardia, essendo egli un eroe di tipo Life. Ok, detto questo andiamo a vedere quello che poi è il Gokui. Allora, il Gokui che cosa fa? Ah, ci tengo subito a dirlo, ve lo leggo io, perché lo sto coprendo in questo momento, non mi va di spostarmi. Allora, la parte superiore è quella che io consiglio in primis di andare a potenziare, ossia, quando il danno viene ricevuto un aumento del chi del 60%, quando un avversario muore un incremento del chi del 45 punti, scusate, non per cento, e quando un alleato muore un ulteriore aumento di più 45 al chi. Perché vi dico di potenziare subito questa, questo particolare aspetto del Gokui? Perché chiaramente così avrete accesso prima a quella che poi è la vostra Secret. La vostra Secret, ricordate sempre, non soltanto fa un danno incredibile, ma va ad aumentare del 20% l'attacco e la difesa di Raul. Quindi prima la sbloccate, più ne tirate, meglio è. Chiaramente poi andate, come sempre, essendo egli un tank, a potenziare quelli che sono gli HP in dojo. Io l'ho già portati a più 60%, perché appunto vanno ad aiutarvi non poco per rimanere in piedi. Ah, poi è bellissimo lui. Ogni volta che subisce un colpo, che sia una ultra, che sia una special, di qualsivoglia tipo, non cadrà a terra. È il re di Okuto e quindi di conseguenza va bene. Ultimo piccolo appunto. Qui ci troviamo di fronte a quello che è, qualcuno mi aveva chiesto dove posso implementare le stelle, dove le vedo, qui sulle 7 stars. Questo numero qui in alto a destra rappresenta quelli che sono i frammenti richiesti per fare l'upgrade di stella. Questo a sinistra chiaramente rappresenta il numero di frammenti che possediamo e questo shard exchange ci permette appunto di andare a scambiare tipologie di frammenti diversi. Vediamo quelli UR che sono convertibili per qualsiasi UR, oppure gli UR Fighter Shard che sono appunto le pietrine arcobaleno. Le potete scambiare e potete convertirle appunto in frammenti del personaggio che voi volete. Una volta arrivati al numero richiesto, sotto c'è una cifra che vi leggo, in questo momento è 600.000 per arrivare alla quinta stella. Questa cifra aumenta mano a mano che aumentano le stelle, quindi va di pari passo. Ed è la cifra richiesta in JUDollars per fare sì che questo upgrade diventi attivo. Ogni volta che fate un upgrade della stella, guadagnerete una passiva fino a un massimo di 2. Per l'ultima stella sbloccherete appunto il 7 stars, la stella della morte che comparirà qui, e con la stella della morte avete accesso ad ulteriori personalizzazioni del vostro stile di gioco, andando ad incrementare altri aspetti del vostro personaggio. Niente ragazzi, detto questo io vi invito chiaramente, se volete appunto pullare, perché questo personaggio è fondamentale, anzi vi dirò di più, visto che non sono una persona ciarlatana, ci andiamo a fare un pullettino rapido rapido proprio. Prima facciamo quello giornaliero gratuito sperando nei frammenti magari di Ray. La butto lì, Ken, la butto lì, niente. Va bene. Manzo con Kerry. Va bene, una singoletta qui, che ci fa sempre tanto piacere, e un pulletto da 180. Eh sì, ci ha detto abbastanza male in tutti i pull, quasi quasi non lo farei, ma uno lo faccio per voi, chissà che non esca proprio in diretta, sarebbe un sogno, ma sappiamo tutti che questo gioco non paga, e infatti così è. Ok, detto questo ragazzi, voi continuate chiaramente a pullare, io poi vi porterò un pull video, tranquilli, tranquilli, non temete. Detto questo, da Stefano, dal Vault Boy, come sempre ricordate quello che ho detto all'inizio video, quindi iscrivetevi, joinate qualsiasi cosa e anche la community di Telegram ufficiale italiana per questo gioco. E niente, detto questo, da Stefano, dal Vault Boy, è proprio tutto. Ciao!